Quindi, visto che siamo stati nel Tartaro e oggi c'è scuola, possiamo prendere il bibitone dal nostro infermiere. Buongiorno. Yamagishi e Moriyama si stanno riprendendo. Usciranno dall'ospedale nei prossimi giorni. Buona sapersi! Proprio così. Inviteremo Yamagishi al dormitorio e le spiegheremo cos'è successo. Considerato il potere che ha, il suo aiuto potrebbe farci comodo. Minchia, analisi completa e non ha neanche chiesto un momento solo per uscire. Cazzo, sta ragazza è, credo, molto più potente degli altri navi fino ad ora. Il carro ce l'abbiamo. In teoria, il nostro rapporto con lui ora è sistemato. Giusto? No. Oh, Star, vai all'allenamento oggi? Scusa, intanto vai pure senza di me. Si comporta in modo molto strano. Perfetto. Quindi abbiamo Ciro, c'è il mago, c'è l'amico dello sport. Cioè, scusami, quello là è depresso e mi manda un messaggio del genere. Oggi vieni! Sì, sono sicuro che sia depresso. Prima di fare qualsiasi cosa, andiamo in infermeria. Ma poi, cioè, scusami, se alla fine non c'è nessuna controindicazione nel farlo, perché non dovrei bere? Vabbè, tanto vale. Ecco fatto, grazie. L'ho ingerito e non è cambiato nulla. Il mio coraggio, però, sì. Grazie mille. Dicevo, prima di fare qualsiasi cosa, andiamo un secondo a Paulonia. Vediamo se Elizabeth ha nuove richieste. No, a quanto pare ancora no. Ok, fatto tutto quello che dovevamo fare. Andiamo con lui e vediamo che cos'ha. Sì, ci vado anche io. Dammi solo un secondo. Sta pensando al suo ginocchio? No, non lo vedo, esatto. Ah, proprio così? Finito gli allenamenti, dai, andiamo via. Oh, la mia piccola waifu. Grazie mille. Finito l'allenamento, sono tornato al dormitorio. Esatto, immaginavo. Sei andato a farti controllare? Sei andato all'ospedale? Dove sei stato? Dio mio, se lo sapevo! Beh, potevi avvertire comunque. Che palle, almeno non farci preoccupare. Dicele le cose, dai. Perché la gente si preoccupa, è normale, però, cioè, almeno diccelo, dai. Ho capito, però. No, secondo me finisce diversamente da Ryuji. Secondo me lui può ancora correre. Deve solo fare attenzione. Certo. Vai tranquillo. Fossi il primo, voglio dire, fossi il primo. Miyamoto sembra essermi grato. Sento che il nostro legame si sta rafforzando. Dai, tranquillo, fra. Siamo a livello 4, perfetto. È incredibile come siamo avanti con la gente fuori dalla scuola, ma con quelli dentro la scuola siamo abbastanza bassi, eh. Eh beh, vedi tu. Potevi già stare a casa, onesto, eh. Cioè, bastava guardare l'orologio. Onestamente, sei venuto per niente. Ho deciso di tornare al dormitorio. Oh, ciao, bentornato. Kirijou-senpai e Sanada-senpai sono andati a trovare Yamagishi-chan in ospedale. Speriamo che stia bene. Speriamo. Cerchiamo lavoratori urgentemente. Il martedì c'è il riso e il ramen. Ma più che altro per iniziare anche Tanaka, non per altro. Aumenteremo il fascino? Non ancora. Mercoledì. Posso dirlo che onestamente questo scontro contro l'imperatore e l'imperatrice è stato abbastanza facile rispetto a quello dell'altra volta. Ehi, mi chiedevo, credi che Kirijou-senpai abbia salvato Yamagishi-san perché era la cosa giusta da fare? O l'ha fatto solo perché un'evocatrice ci serviva? Kirijou-senpai, eh? Non lo so, però forse stai correndo con la fantasia. Giusto, hai ragione. Comunque, a conti fatti, sta Yamagishi-san a decidere se unirsi a noi o no. Scusa se te l'ho chiesto così dal nulla. In realtà ha ragione. Però, detto così suonava veramente male.
Siamo già al periodo Kamakura? Suppongo di no. Oh, non siamo neanche arrivati al periodo Nara. Beh, sbrighiamoci allora. Gli editti di riforma di Taika furono promulgati nel 645. Ricordatevi solo questo. Possiamo andare avanti. Eh? Cosa riguardavano? Oh, nulla di che, davvero. Più tardi al 710 Eijo Kyo diventa capitale. Ok, questo è quanto del periodo Nara. Wow. Ok, va bene, aumentiamo il nostro sapere. Che c'è? Volete saperne di più? Ecco una domanda per voi. Come si chiama l'antologia composta da circa 4500 poemi compilata durante il periodo Nara? Sapete una cosa? Oggi non mi va di scegliere qualcuno, per cui ve lo dico e basta. Man Kyoshu. Dovremmo spiegare anche il Kokin Kashu, ma non mi interessa che chiedete al professore Koda se volete. Ah, non c'è niente che mi interessi qui. Voglio solo arrivare al periodo Sengoku, mi chiama per nome. Wow. Certo che questa scuola è molto particolare, molto speciale. Beh, grazie della lezione, prof. Certo, ci sono tante interazioni di ascolta o dormi, ma ci sono pochi quiz fino ad ora. Allora, lui non vuole uscire, il maghetto non c'è. Niente allenamenti, caro Phoenix, questioni di lavoro. Allora, calmi un attimo. Ovviamente la scelta migliore sarebbe fare lui. Il nostro legame si avvicinerà, quindi aspettiamo un secondo. Poi c'era lei, però non era ancora pronta ad avvicinarsi, vero? Forse no, però aspetta. Conosci il locale notturno al centro commerciale Paolonia, vero? Non me ne sono mai interessata, visto che non ha una buona aria. Pare che lo frequenti della gente strana. C'è perfino un tizio vestito da monaco, che si diverte parecchio ogni notte. Non può essere un vero monaco, no? Ma possono bere alcol loro? Yuko mi ha dato una pista su un monaco che si diverte parecchio in un locale. Chissà quale locale è. Tra l'altro, stai andando a casa? Mi stavo chiedendo cosa fare, visto che oggi non c'è allenamento. Non è ancora pronto ad avvicinarsi, mannaggia. E allora, niente, scusami. Sono tentato di fare vecchietti, però per fortuna loro posso già testare se aumenteranno o no. Ormai abbiamo già scoperto che bene o male possiamo aggiustare i rapporti con una singola uscita, ma preferirei le uscite domenicali per sistemarle già in quel giorno, perché ovviamente mi conviene a me. Quindi io proverei ad andare col vecchietto. Domani vediamo se abbiamo aggiustato il tiro e se è tutto a posto continuiamo. Se non dovesse essere tutto a posto, torniamo indietro a prescindere e facciamo qualcun altro. Tra l'altro c'è anche la bambina. C'è anche la bambina, ma immagino non sia pronta ad avanzare lei. Non penso che il nostro legame si rafforzerà. Allora, in teoria dovrei forse, nello stesso modo, uscire anche con lei solo per sistemare le cose, ma in teoria non vedo perché dovremmo sistemare. Abbiamo fatto per bene il suo confidant fino ad ora. Ho appena guardato gli incensi. Aumenta la forza di una persona. Si può usare sulla persona di un alleato. Oh, fantastico. Fantastico. Ottimo, allora. Beh, però in realtà già poterlo usare anche sui nostri compagni, guarda che non è una cosa da poco. Perché se setti per bene, per esempio, la forza su Junpei o su qualcuno come il Senpai, proverei a passare il tempo con i vecchietti. Domani controlliamo. Il nostro legame non è ancora pronto. Passiamo comunque il tempo con loro. Vediamo cosa succede. Abbiamo, secondo me, ancora abbastanza tempo per sistemare tutti quanti. Lo pensi anche tu, Phoenix-chan? Oh, sei tu. Sento che il nostro legame con loro due si rafforza, passando il tempo assieme. Sento che il nostro legame si rafforzerà presto. Perfetto. Quindi, quasi tutti hanno bisogno almeno di un'uscita casuale, solo per sistemarsi. In Persona 5, se fai tutto per bene, non ti devi preoccupare di questa cosa. Ma anche in Persona 4 succedeva uguale a questo, eh. Oggi sia Kirijo Senpai che Sanada-san sono andati a Yamagishi. Noi, quindi, siamo rimasti qui all'attesa del dormitorio. Speriamo che torni presto, Fuka-chan. Non ha deciso di unirsi a noi, giusto? Spero che non le stiano facendo pressioni. Tanto si unirà di sicuro, però ci hanno detto che c'è qualcuno in un locale notturno che si diverte. Andiamo a controllare allora. Però anche il tizio con la maglietta a righe ci aveva detto che si vede solo la domenica. Eppure non è mai apparso fino ad ora. Stranamente, tra l'altro. Non c'è nessuno. Gareggia con la tua conoscenza per aumentare il sapere. Oppure aumenta la magia di una persona. Allora, 3000 yen sono tanti, ma giusto per cambiare un po' ogni tanto, sai, quasi quasi lo farei. Dai, 3000 è tanto, ma facciamolo giusto per variare ogni tanto, perché sennò veramente andiamo solamente a mangiare là. Cos'è, WarioWare? Hai giocato al quiz You Are The Answer. Ho messo alla prova le mie conoscenze contro gli altri giocatori da tutto il Giappone. La madonna. Cos'è multiplayer sto gioco in arcade, davvero?
Ne dubito pienamente, però. Cazzo, 3000... Allora, onesto, non ne vale la pena. Perché con 3000 yen ottieni la stessa quantità di sapere che andare una volta a mangiare al ristorante. Oh, chi è che mi scrive? Un messaggio da Sanada. Usciamo con lui. Perdona il poco preavviso. Oggi Yamagishi uscirà dall'ospedale, dobbiamo parlare tutti insieme. Vieni nella stanza di comando appena torni dal dormitorio. Ma stasera, dici? Allora, chi c'è libero oggi? C'è Chihiro, c'è quello dello sport, c'è il mago, ci sono i vecchietti. Beh, abbiamo risistemato un bel po' di confidant. Abbiamo sistemato sia lei che i vecchietti, che l'amico dello sport. Il mago in teoria non abbiamo problemi. Quindi, non credo che tutta sta gente che abbiamo adesso attorno abbia problemi. Ok, quindi sta tutto a decidere con chi vogliamo passare il tempo. 1, 2, 3. Ti alleni oggi, vero, vero? Sento che il nostro legame si avvicinerà. D'accordo, andiamo con lei. Se devo scegliere, ragazzi, scelgo lei. Giusto per sicurezza, però, prima. Fermi un attimo. Andiamo dai vecchietti un attimo, visto che non mi hanno scritto. Sento che presto potrei avvicinarmi. Perfetto, quindi quando succederà andremo anche coi vecchietti. Perché bene o male i vecchietti sono ottimi da fare nel momento in cui ci sono gli esami. E se non sbaglio gli esami saranno a luglio. Quindi Chihiro. Oh Star-san, hai impegni per oggi? Se sei libero magari potremmo tornare a casa assieme. Che caruccetta che è lei comunque. Sento che il nostro legame si rafforzerà, perfetto, usciamo con lei. Grazie mille, allora... Ti va di fare 4 chiacchiere al bar oggi? Volentieri, assolutamente. Fa caldo, sorella, immagino. Adesso sviene. C'ha le guanciotte un po' rosse, eh? Possiamo andare dovunque tu voglia. Adesso sviene proprio un passo, fa così e cade. Se succede davvero mi ricorderebbe tantissimo un meme che ho visto qualche tempo fa di un anime. Attenzione, lì c'è un sasso, non ci cadere sopra. E poi lei, il frame dopo, e cade sul sasso. Ti aspetto allora, dai. Che carina che è lei comunque. Ecco, ti pareva che non arrivava un marpione? Ma perché sta gente? Che ne dici di levarti un po' dalle palle invece? Eh? Che ne dici? Io direi che invece dovresti andartene, sai? Sparisci. E quindi? A quanto pare non hai capito il suo vero potenziale, coglione. Se fosse stato necessario, l'avrei fatto. Ero così carino? Però stai ancora tremando, immagino. Infatti. È meglio rassicurarla o dire di tranquillizzarla? Facciamo sentire che può fidarsi di noi. Esatto. Perfetto. Oh, che caruccetta che è. Sento che Chihiro si fida di me. Sento che il nostro rapporto si sta rafforzando. Lo so, lo so. Rango Plus, livello 4. Ok, dai. Sta qua si sta già prendendo per noi. Sta qua si sta prendendo benissimo per noi, mamma mia. Devo andare, scusami. Che mi sta succedendo? Oddio. Vai tranquilla.
Torna a casa e stai attenta a sti marpioni, eh? Ciro è andata via di corsa, ho deciso di tornare al dormitorio. È proprio noi, gna per i balle, proprio zero, eh? Hanashi wa kiiteru yo. Yamanshi Fuuka-kun da ne? Sì. Hai. Sonna kinchou shinakute ii kara. Ma, kakete. Arigato. Hai. Scusami, pensavo. Minna mo hontou ni gokuro datta ne. Yamanshi-kun no ken. Sì, siamo stati bravi. Oh, perfetto, ottimo. È una buona notizia per davvero, in realtà. Ok. Solo perché hai fatto ricerche. Sì, ma non te ne devi prendere la colpa. Esatto. Sì, però non è colpa tua. Cioè, ti sei ritrovata immischiata in una situazione che non potevi gestire, ovviamente. Allora, partiamo dal presupposto che in realtà avremmo potuto vincere. Ci avremmo messo di più a trovare la debolezza, ma avremmo potuto vincere. Però ti ringrazio, ci hai aiutato. Già. Ci farebbe comodo, sappilo. Già. Accetto. Non ti costringiamo comunque. Noi siamo un respiro. Noi siamo... No, accetto. Esatto. Eccolo. Tanto non fa nulla, alla fine è protetta lei. Se si trova meglio con noi che a casa, meglio ancora allora. Buon per te. Come fai a spiegarlo ai tuoi genitori però che ti sposti? Esatto. Esatto. Come fai a spiegare? La scuola come può convincere qualcuno a dire si trasferisce al dormitorio? Se il genitore dice di no, che fai? Lo costringi? Esatto. Che problema c'è se lei è convinta? Che arrivano dalla luna? Che allora, onestamente, già noi lo facevamo a prescindere. Perché, il caso, però era ovvio. Cioè, non so perché non ci abbiano pensato fino ad ora. Quello di sicuro. Ma certo, ovvio. Abbiamo capito lo schema che regola l'apparizione di quelle ombre speciali. È questo ciò che stava cercando di dirmi quel ragazzo? Ma che davvero, non ci siete arrivati? Dovrò cominciare a fare attenzione alle fasi lunari. Ma davvero? Mamma mia. Ah, però adesso ci hanno messo il limite. Guarda. Dio santo. E noi possiamo già andare nel Tartaro eventualmente? Io, giustamente, non è che abbia niente da fare. Anzi, in realtà... Ah no, però è Tanaka, di sicuro. Controlliamo che non sia il club, per sicurezza. Sì, è il Monaco, perfetto. Nuovo confidant serale, tra l'altro. Allora, Monaco, ci stiamo divertendo? Dov'è il mio alcol? Il Monaco dall'occhio pigro beve, ho trovato il coraggio di parlargli.
Alcol! Dov'è il mio alcol? Non ho niente da dire a chi non ha alcol. Davvero? Quindi ho bisogno di alcolici? Forse se ordinassi dell'alcol per lui il monaco mi parlerebbe. Andiamo di sotto allora. Magari però siamo troppo giovani e ci diranno di no. Cosa? Vuoi un drink? Sei minorenne, vero? Oh, è per il monaco di sopra, eh? Io devo solo consegnarlo. Questo lo dici tu. Senti, ho da fare. Una cosa del genere mi farebbe passare i guai. Ok, facciamo così. Puoi fare un giro e prendere le ordinazioni di tutti? Se lo farai, porterò il drink di sopra per lui. D'accordo? Quindi devo cercare tutta la gente che vuole bere? Eh? Che vuoi? Oh, prendi l'ordinazione. Allora portami un ginger ale. No, ho cambiato idea. Un tall oolong. Ehi, ci stai provando? Ah, prendi solo le ordinazioni. Ah... Allora voglio uno screwdriver. Aspetta, meglio un margarita. Anzi, ci ho ripensato, meglio la richiesta originale. Minchia, quanto ci fai che me li devo ricordare tutti. Cosa? Non voglio da bere, chiedilo a qualcun altro. Alle ragazze qui? Che cosa mi va? Chissà cosa consigliava l'oroscopo come drink e portafortuna. Forse un apple martini. No, troppo aspro. Forse è meglio un tè oolong. No, aspetta, banale. Prendo un Bloody Mary. Tu invece? Prendi le ordinazioni. Ok, mi porti un margarita? Tu invece? Vedo che ti è stato chiesto di fare qualcosa per qualcuno. Coloro che cerchi sono vicini. Va subito da loro. Grazie al cazzo. Vediamo se è un gioco di memoria. Ehi, hai preso le ordinazioni di tutti? Ma certo. No, dai, ti prego, è un gioco di memoria, mamma mia. Oh. E la ragazza vicino a lei? Margarita. Capisco. Soregia. E cosa vuole la ragazza in fondo al tavolo? No, aspetta, il tè oolong era all'ordinazione di prima, quindi è un Bloody Mary. Capisco. La ragazza messa lì? Questa è facile perché voleva uno screwdriver, me lo ricordo. Ed infine lui che era il primo, il tè oolong. Ok, inizierò a fare i drink. Domo. Ehi, tutte le ordinazioni erano giuste, grazie per l'aiuto. Quindi ora vai su tu? Oh. Allora, cosa avevi chiesto? Ah sì, un drink per il monaco di sopra. Ora un altro brandy. Ok, gli servirò un bicchiere per te, visto che sembri un bravo ragazzo. Pare che abbia ottenuto la fiducia del monaco, ora dovrei riuscire a parlargli. Vai da lui e digli che il drink sta arrivando. D'accordo? Oh. Ci vediamo. Grazie, barista. Ah, fantastico. Sì, sta arrivando. Gli ho detto di aver ordinato il suo drink. Il monaco ne sarà rimasto colpito, sembra essersi interessato a me. E lei non è un monaco, forse? Sono abbastanza fasciloso e coraggioso per entrare, quindi... Grazie mille. Allora, posso dirlo che come l'hanno disegnato, lo so che ormai il tipo di disegno è quello da appunto Persona 5 in poi, però mi ricorda tantissimo un personaggio di Persona 5, ma a guardarlo così ha proprio i tratti disegnati uguali. Sentiamo. Certo, certo, monaco. Come no? Se ci arriverò mai a 2-3 anni, eh? Purtroppo non ne ho la certezza. Ha ragione, ha dannatamente ragione. Abbastanza, però sono sicuro che tu abbia di quelle storie da raccontarci. Che sapore ha un sigaro? Beh, è una domanda legita. Ma va? Davvero? Posso già dirti che non è così. Non ha torto, Ha pure un figlio questo, eh?
che ti devo dire? Ti farò buttare fuori. Ho conosciuto uno strano monaco. Che lui è? La luna? La stella? La torre? Interessante. Allora, abbiamo avuto già l'introduzione a questo personaggio. Mi sembra un gran bel personaggio. Quando creerai le persone della torre. Purtroppo so già per certo che in questo gioco non c'è Yoshitsune, perché Yoshitsune era un'esclusiva, diciamo, una nuova persona introdotta in Persona 4. A meno che non l'abbiano introdotta, ma ne dubito, o a meno che in un giorno non l'aggiungeranno con qualche DLC. Vediamo rango 1. Peccato però non avere potenziamenti da questi confident, però... Beh, è schietto. Ho deciso di tornare al dormitorio. È schietto il vecchietto, però sono sicuro che avrà una bella storia. Sono sicuro che avrà una bella storia per noi. Ehi là. Buongiorno. Ehi, Star-kun, che ne pensi di Yamagishi-san? È di grande aiuto. Non hai altro da aggiungere? Cioè, sì, la sua persona è grandiosa, ma non ti sembra che non abbia scelto di sua volontà di entrare in squadra? Spero che starà bene. Lo spero per lei, onesto. Lei continua a pensare che sia stata la senpai a convincerla per forza di cosa ad entrare. Poi, oh, magari in realtà... Madonna mia, Ikoda. Ah, sì, se l'ho meritato. Che ha fatto? Niente, è quello il punto. Come girano le voci. Sarà contenta Maya. Ohayo. Ohayo cosa? Cosa? Wow, che stronze. Yamenatte, yabaiyo. Fuka iru? Wow, sai qual è la cosa più strana di tutte queste scene? I personaggi dietro sono praticamente disegnati. Quelli meno importanti hanno proprio il minimo essenziale di linee. Quelli che devono essere mossi, usati e che devono avere un minimo di trama. Guarda quanto sono fuori posto. Fuka, anta, ryo ni haittan datte? Oh, finalmente ha avuto un change of heart. Oh, che bello. Natsuki de ii kara. Natsuki-san. Alza un po' la voce, per favore, non ti si sente. Se io gli parlo sopra questa non si sente. Per oggi le lezioni sono finite. Allora abbiamo maghetto e carretto. Consiglio studentesco. Oggi festival della salsiccia. Mi chiedo se... Visto che noi l'abbiamo già incontrata Fuka. Peccato. Sarebbe stato interessante trovarla qua sopra. Io vorrei andare avanti con Miyamoto. Siamo pronti ad andare avanti? Sento che presto mi potrei avvicinare a Miyamoto. Andiamo con lui. Ok, a tra poco. Informa anche tutti gli altri, ok? Non sto saltando gli allenamenti. Bravo ragazzo. Anche perché c'è qualcuno che si preoccupa. Yatta! Tatakae! Ehi, ciao! Non vedo Miyamoto neanche oggi. A fine allenamento sono tornato al dormitorio. Il ginocchio, Nandeo? È il destino, fra. È il destino. Di ritorno dall'ospedale, Non era così difficile da ricordare, Cioè, onesto. E che ti hanno detto? Sei preoccupato, vero? Ti devo portare in infermeria, vuoi una mano? Che vuoi? Ti porto io? Suonerebbe strano, però usare la mia spalla vuol dire fargli capire che può fidarsi. Ecco appunto. Dai, vieni che ti aiuto. Dai, forza.
Wow, usa la mia spalla. Lo so. Prego, non ti preoccupare. Sembra apprezzarmi molto. Sento che il nostro legame si sta rafforzando. Ok, altro confidant a livello 5. Allora, tutta la gente che abbiamo attorno fino ad ora, io credo che riusciremo ad aumentarla senza problemi. Non ti dico a finirla al più presto possibile e probabilmente neanche prima dell'estate, forse. Però, secondo me, siamo già a buon punto. Bravo. Il torneo inizierà quando saremo noi a decidere quando inizierà sto torneo. Ma ci piano tu, sei tu quello distrutto. Ho salutato Miyamoto e sono tornato al dormitorio. Oggi vedremo Fuka per la prima volta in casa? Che si dice, cosa? Ah sì, ho sentito che Fuka si è trasferita in una delle stanze al terzo piano. Ma quando ho offerto il mio aiuto le ragazze hanno rifiutato dicendo che i ragazzi non sono ammessi. Comunque, dovrebbe arrivare domattina presto, roba forte, eh? Perfetto, quindi domani mattina è qua. Andiamo a dare un'occhiata al terzo piano allora. Ragazze, ciao! La stanza deve essere coperta di polvere perché nessuno l'ha usata prima d'ora. Spero non ci siano scarafaggi. Ma no. Mi scuso per non essere venuta nel Tartaro per diversi giorni di fila. I preparativi per il trasferimento di Yamagishi sono stati impegnativi nel presto. In ogni caso, questo piano è riservato alle stanze delle ragazze. I maschi non sono ammessi. Ti prego di tornare al piano di sotto. E come faccio ad andare di sopra se non posso salire per questo piano, eh? La logica, senpai, la logica. Non penso che il monaco sia disponibile, o meglio, non ci ha dato giorni di disponibilità. Però direi che andare a controllare è d'obbligo. Ciao, cosa prendi? Ah, sei tu. Sei sempre qui. Magari ti assumerò se ci dovessi servire aiuto. Ma certo, sarebbe fantastico. E c'è il vecchio, perfetto. Noi non abbiamo una torre e onestamente a memoria non mi sembra di averne avuta una fino ad ora. Andiamo a vedere se possiamo farne una allora. Non abbiamo nessuno. Il che vuol dire che devo tentarla per creare qualcuno. Mi chiamo Wapo. Stai tranquillo, va bene? Niente prepotenze. Sta buono, fra. Beh, non era male. Meglio di quanto mi aspettassi in realtà sta persona, eh. Salve, mi chiamo Mokoi. Sono lo spirito della tua ombra, il che significa che sarò sempre con te. Sembra un Muppets fatto. Bello questo, eh. Io sono Garulo. Squarterò i tuoi nemici con mio becco e i miei artigli. È figo. È veramente figo come l'hanno fatto. Peccato per le debolezze. Magatsu Izanagi. Allora, sarebbe un po' cheat. Sarebbe un po' cheatare questo. Però dai, va bene. È il gioco che me lo offre, quindi io posso usarlo. Tra l'altro, Magatsu Izanagi, credo che lo farò. Non adesso ovviamente, perché non abbiamo neanche modo. Però la possibilità di uccidere istantaneamente i nemici spaventati, vecchio, sono tornato, vecchio. Ah, che vuoi? Mi stai rovinando il momento. Il monaco sta bevendo da solo, senti potermi avvicinare, perfetto. Che onestamente ad ora lui essendo l'unico confidant serale, anche se ci perdiamo una serata perché non abbiamo il massimo per poter avanzare subito a quello dopo. Per adesso va benissimo, passiamo il tempo con lui. Ah, aspetta, sei tu. Allora, come va? Certo che ti ricordi, siamo venuti ieri. Ehi, sono venuto solo per te, mi stai simpatico. Sono qui per lei, vecchio. Non sono affari tuoi. Rispondiamogli a tono, sto vecchio bastardo. Mi piace sto vecchio, mi piace. Simpatico, mamma mia. Ha ragione, assolutamente. Ma sapevo che avresti apprezzato. Tuo figlio è in prigione, te lo ricordo, avresti dovuto già farlo, forse. Ok, come dovrei rivolgermi? Mostrare rispetto? Quello ha ragione, però come dovrei rivolgermi allora? Mi va benissimo. Bravo.
Certo, certo, ha ragione. Mutazzo mi ha fatto la ramanzina. Dietro le parole severe ho percepito una certa gentilezza. Sento di comprendere Mutazzo un po' di me, un po' meglio. Sono sicuro che sarà un bel confidant, o meglio, spero non si rovini alla fine. Non sarebbe la prima volta che un confidant inizia bene e finisce male. Ma io so samanto con gaki ma do naruto. Di tuo figlio invece? Torneremo altre 8 volte, Fra, e lo sai. Forse 9 se c'è anche la conclusione del confidant al 10° livello. L'ora oscura. Ehi là, ragazzino. Che ti aspettavi, che morissi così facilmente? Mi ricordo tutto. Oh, roba interessante. Ok. Perché ho fatto tante amicizie, per quello. Nuovo confidant? Io lo ripeto, sono abbastanza sicuro che lui sia collegato solamente a noi e a nessun altro. E il fatto che sia prigioniero è, diciamo, collegato al fatto che noi abbiamo praticamente un timer e lui è prigioniero nella nostra anima. Sai che me ne frega. Certo, come ti chiami? Pharos. Ok. Sento che sta iniziando a formarsi un legame tra me e Pharos, quel ragazzo misterioso. E lui è... la morte. Non poteva essere altrimenti. Non poteva essere altrimenti, Madonna Santa. Riceverai una benedizione quando creerai le persone dell'arcano della morte. Che non lo so. Vabbè. Siamo destinati a questo, no? Chissà, il nostro destino cambierà? Lo scopriremo. Ciao ciao. Beh, ti incontreremo altre 9 volte. 9 settimane, eh? No, 9 mesi, voglio dire. Luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Un mese prima dalla fine. Buongiorno, Star. Yamagishi vivrà nel dormitorio con noi a partire da oggi. D'ora in avanti sarà lei a fornire il supporto alle battaglie nel Tartaro, per cui potrà tornare a combattere in prima linea. Mi sento molto più tranquillo allora. Sì, puoi contare su di me. Anche se all'inizio sarò lenta, ti assicuro che riprenderò il ritmo in un baleno. Fantastico, senpai. Chissà come combatte lei. Se il senpai era il fulmine, lui è il fuoco, noi siamo multipli e lei è il vento, non penso sia luce, quindi sarà ghiaccio. Anche se i capelli effettivamente un po' ingannano, però sì, ha lo sguardo della regina di ghiaccio, lei. Va benissimo. Certo. Oh, regali. Fantastico, d'accordo, grazie. I regali sono sempre ben accetti, no? E chi lo sa? Speriamo. Oh no, hanno già dei pregiudizi. Allora, se non ci fai entrare in automatico, io entrerei lunedì, per il semplice fatto che oggi ci sono gli sconti dei medicinali, non mi aspetto nulla di che, ma visto che abbiamo un nuovo companion, aspettiamo lunedì, prendiamo le armi e poi entriamo. Chi c'è libero oggi? Allora, la nostra cara waifu e la piccola con gli occhialini. Dobbiamo solo andare a riprenderci un po' le nostre persone, visto che, haha, abbiamo fatto tutta questa roba ma non abbiamo ottenuto quello che volevamo. Questo che cos'è? Allora, c'è lui e chi altro? L'avarizia è un peccato terribile, ma a me non posso farci nulla. Il numero di richieste che ho qui per te è aumentato.
inventato. Sarei estremamente felice se trovassi tempo per soddisfarle. Cordialmente, in eterno, Elisabetta. Elisabetta, ciao! Che hai per me? Crea una persona di livello 23 o superiore, traguardo di fusione delle persone. L'hai già completata, ecco la tua ricompensa. Minchia, 5 frammenti, d'accordo. Vorrei ricevere un mazzo di fiori. Porta un mazzo di rose, tutto per te. Ottimo. Oh santo cielo, è questo il mazzo di rose che ho chiesto? Sono meravigliose, grazie per questo splendido dono, davvero. Ho sentito dire che nel linguaggio dei fiori il significato di un mazzo è legato al numero di steli, quindi questo mazzo significa... Approfondirò più tardi la materia. Ecco la tua ricompensa, stile invernale femminile, e crea una persona di livello 23 o superiore, chiave di zucchero, Ray Frost, fantastico Ray Frost. Abbiamo però due con la scadenza, porta l'oggetto che ha richiesto Elisabeth, ovvero gli sneaker eleganti, ok, probabilmente li troveremo nel dungeon, e 5 incensi del potere. Portami un oggetto elegante che mi stia bene. Dovresti trovare qualcuno nei luoghi in cui i giovani alla moda si radunano per divertirsi. Farmaco potente, ok, possiamo farlo. Voglio le bambole di Jack Frost. Non una, ma tre. Ma perché? Perché? Perché, Elisabetta, dovresti tre bambole? Vabbè, una già ce l'abbiamo. Siamo già qui, volendo. Bambole di Jack Frost, perfetto. 2400 yen, ci può stare. Quella manifestazione fisica di Jack Frost. Non c'è dubbio, un esemplare di bambola di Jack Frost. Jack Frost mi piace davvero molto, posso toccare? Oh cielo, che morbido. In tutta onestà non ero sicura di quale Jack Frost chiedere. Ho anche considerato l'idea di farlo crescere finché non avesse raggiunto il livello 99, ma sono felice di aver scelto questa richiesta alla fine, visto che ho ottenuto una bambola così carina. Detto questo, vorrei comunque un giorno vedere Jack Frost all'apice dei suoi poteri. Potrebbe essere che una delle richieste più avanti sia portami un Jack Frost di alto livello. Ecco la tua ricompensa, frammento del crepuscolo. 35 fusioni e siamo a 25. Ok, Elisabetta, usciamo. Mi dispiace tantissimo, ma temo che dovremmo attendere un altro giorno. La bambina purtroppo ancora non è pronta ad avanzare. Appena avremo un buco libero ce ne occuperemo. Ok, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Andiamo con Yuko. Non è ancora pronto a rafforzarsi. Ok. Sento che presto mi avvicinerò a Chihiro, fantastico. Andiamo con lei allora. Ciao Chihiro. Oh, Star-san, hai un po' di tempo oggi? Sento che presto potrò avvicinarmi a Chihiro. D'accordo, andiamo. Oh, bene. Oggi vorrei andare a parlare da qualche parte per rilassarmi. Dovunque tu voglia, tesoro. Madonna, voglio di prendergli quelle guancette e fargli così, mamma mia. Hai una fidanzata? Dai, chiedimi pure. Dimmi tutto. Di nulla. Sì. Certo, una tua amica. Oh. Sì, ti amo anche io. Oh, Gesù, oh no. No, sono io che salto a conclusioni troppo affrettate o cosa? Non possiamo già essere arrivati alla romance. Oh sì, sta parlando praticamente di lei, di noi, ovvio. Però forse è troppo presto, no? Non lo so, il 3 è diverso rispetto agli altri. Va bene, sì, è innamorata. そう言われたらなんだかそんな気がしてきました。というより、そうだといいな。で、その子は思いそうな気がします。ありがとうございました。Di nulla。おかげで少し考えがまとまりそうです。あ、友達がですよ。 Sembra essersi tolto un grosso peso dalle spalle. Sento che il nostro rapporto si è rafforzato. Non si è evoluto, quindi non siamo ancora in romance, però... Di nulla. Felice di esserti stato d'aiuto. Cos'era sta manata davanti alla faccia? Hai gli occhiali e c'hai un bel faccino.
Dovunque tu voglia, andiamo. Mi piacciono tutte e due come personaggi, però cavolo, è troppo presto per scegliere. Davvero? Buon per te allora. Ne sono felice, buon per te davvero. Del tipo? Wow. Se facessi la mossa sbagliata potrei turbarla. Cosa dovrei fare? Posso baciarti? Cioè prima la confonde con il delirio e poi posso baciarti. Posso baciarti? Posso baciarti. Cioè prima la confonde col delirio e poi posso baciarti. Ovviamente le scelte migliori sono tenere la mano e parlare dolcemente. Il punto è che non sono sicuro se abbiamo già puntato la romance o meno. Teniamole la mano, non lo so, proviamoci. Baciarla sarebbe stato terribile. È perché uso una spada, vedi, Callie. Sembra quasi. Quindi non è ancora partita. Oh. Andiamo. Ho tenuto la mano di Chihiro fin quando ci siamo salutati, poi sono tornato al dormitorio. Spero che Yuko non mi abbia visto allora.